Cominciamo. Noi abbiamo cercato, abbiamo rinviato un pochettino perché dovevamo aspettare anche il senatore Quagliariello, che aveva detto che non sarebbe potuto arrivare prima delle 6:30. Poi abbiamo saputo oggi pomeriggio che il senatore Quagliariello non potrà essere presente, si scusa perché ha avuto un contrattempo, e voi capite che in questi momenti particolarmente importanti per... Lui rappresenta anche me lì, ecco, e io rappresento anche lui qui. Quindi cioè in questo momento il senatore Quagliariello sta conducendo quelle fasi che sono, diciamo, connesse alla formazione del nuovo governo, e quindi rappresenta anche il ministro, e il ministro ovviamente rappresenterà anche Quagliariello. Intanto io volevo ringraziare tutti per la presenza, perché stiamo per presentare oggi, il ministro presenterà il suo libro, che io ho definito più un manifesto culturale che un manifesto politico, con un titolo peraltro efficacissimo, quando il titolo "Ai liberi e forti", ed è un richiamo sicuramente che il ministro ha fatto a quel documento, a quel manifesto, a quell'appello che nel 1919 la commissione provvisoria del Partito Popolare Italiano, fondato da Sturzo, era l'appello che rivolgeva a tutti gli uomini, che loro definivano liberi, forti, in un momento particolarmente difficile della storia del paese, in un momento particolarmente difficile che non è nulla, diciamo, in qualche maniera di diverso da quello che stiamo vivendo oggi in questi giorni. E questi uomini liberi e forti si presentavano con un manifesto e con si presentavano anche alla vita politica, perché era la commissione provvisoria del Partito Popolare Italiano, di quello che sarebbe dopo diventato il Partito Popolare Italiano. Si presentavano con una bandiera che era insieme, loro gli dicevano, morale e sociale, e si rivolgevano agli uomini, a tutti gli uomini, moralmente liberi, diceva il testo, e socialmente evoluti. E questo perché ho posto l'attenzione un attimo sul riferimento al liberi moralmente, perché è proprio in questo senso, a mio giudizio, ma poi sarà il ministro in modo molto più approfondito, che va interpretata la parola libertà, liberi, che c'è sul titolo. Non quindi, o comunque non principalmente, un richiamo a quelle che sono i propugnatori, l'ideologia in qualche maniera che è propugnatrice dei valori di libertà, libertà giuridica, di libertà economica, di libertà di pensiero, di libertà religiosa, e quindi non solo si inserisce in un filone che sarebbe quel filone, diciamo, del pensiero liberale, del liberalismo, e quindi da Stuart Mill, Locke, per von Hayek, Mises, insomma tutti i pensatori che hanno inteso portare avanti la bandiera del liberalismo. Liberalismo che, come vedrete nel libro, pone precisi limiti a quello che dovrebbe essere lo Stato, al fine di proteggere i diritti naturali, al fine di proteggere e di salvaguardare i diritti di libertà, e di conseguenza la promuovere quella che può essere considerata l'autonomia creativa delle persone. Nel suo libro a un certo punto Sacconi parla di responsabilità, e poi perché lo dirò, e dice proprio a pagina 91, usa questo, dice: rispondere senza sconti delle decisioni prese e delle loro conseguenze nei confronti di noi stessi, degli altri e del mondo. Quindi in che cosa va inteso, in che modo va inteso questa parola ai liberi e ai forti, questi moralmente liberi? Quindi non stiamo parlando esclusivamente della dottrina politica del liberalismo, va inteso nel senso di quegli uomini che, proprio perché liberi, si sentono responsabili. E Sacconi dice anche a un certo punto che la libertà non è mai astratta, che la libertà è sempre concreta, dice, esistenziale, sociale, istituzionale, ordinamentale, perché viceversa la libertà non esiste. E a questo punto mi piacerebbe chiedere al ministro, nel momento in cui farà il suo intervento, ma quanto è difficile essere liberi oggi? Quanto in politica e nel comportamento degli uomini politici può assumere abbiamo detto che è un fatto estremamente di valoriale, positivo, ma quanto invece possono essere, quali possono essere i condizionamenti a quelli a cui bisogna resistere?
e sappiamo che il nostro è un paese corporativo, ve lo dice nel libro, sappiamo che ci sono i poteri finanziari che in qualche maniera condizionano moltissimo quelle che sono le scelte della politica, i comportamenti e le decisioni che devono essere prese in politica. Così come gli interessi del partito, privilegiare gli interessi del partito, privilegiare gli interessi, essere condizionati dagli interessi del partito o quelli degli interessi degli italiani, un po' quello che sta facendo la Lega oggi, non riusciamo a capire se sta tutelando, l'ho detto chiaramente, no, in queste vicende. Ecco perché bisogna essere liberi sì, ma anche forti. Ecco, ai liberi e ai forti, perché i forti devono essere forti dei loro valori, delle loro ideologie, perché la politica non è solo gestione, ma la politica è ovviamente un ideale, una visione di quella che deve essere la società. Insomma, i liberi e forti, Sacconi chiede di costruire, il ministro Sacconi chiede di costruire un nuovo modello di comunità, perché tre illusioni sono ormai venute meno. E sono tre illusioni sulle quali noi abbiamo fondato gran parte della nostra vita sociale e della nostra vita politica, che sono assolutamente destituite oggi, alla prova della realtà e dei fatti, assolutamente non sono più. E quali sono queste? Alle quali poi il ministro Sacconi, attraverso il suo libro, dà delle risposte importantissime. Primo, l'idea che la crescita economica possa prescindere dalla vitalità demografica. Questo è un dato che ormai è abbastanza acclarato, tutti gli economisti ne sono, diciamo così, convinti, ne abbiamo sperimentato. E nel terzo capitolo, quando lui parla delle tre leve, la natalità, l'immigrazione, l'educazione all'occupabilità, ci sono delle risposte su quello che noi dovremmo poter costruire come nuovo modello, diciamo così, di comunità e comunitario. Questa parola gira molto all'interno del libro di Sacconi, fa un po' riferimento a quello che dovrebbe essere il concetto di big society, che è stato in qualche maniera cominciato, teorizzato da parte del premier inglese. La seconda illusione che è venuta meno e che quindi necessita di un approccio diverso nel momento in cui dovremo prendere le scelte o costruire questa nuova società, questo nuovo paese, l'Italia, è quella che ormai finalmente, fortunatamente, secondo me, comincia a diventare il patrimonio di tutti. Cioè è venuta meno la convinzione di poter sostenere lo sviluppo attraverso l'uso smodato del debito pubblico e del debito privato. Oggi la Grecia esiste, il Minnesota, sapete quello che è accaduto, sapete quello che sta accadendo all'Italia. Dal 75 in poi l'Italia è vissuta al di sopra delle proprie possibilità, cercando di ottenere consenso attraverso l'alimentazione di una spesa pubblica in deficit, con un solo risultato, quello di porre a carico delle future generazioni una montagna di cambiali che io ho definito in più di occasioni mefistofeliche, e abbiamo capito che questa non è la strada da seguire. Non è possibile finanziare il consenso elettorale attraverso la spesa pubblica in deficit e non è possibile farlo per lungo tempo. L'Abruzzo, caro Ministro, e te lo dico perché so quanto ti sta a cuore, ha fatto questa strada. L'Abruzzo è la regione italiana che in 2 anni e mezzo ha ridotto il suo indebitamento del 14%. E la regione Abruzzo è quella regione che aveva i conti in disordine, eppure auspicava un federalismo solidale, senza volersi impegnare a tenere i conti in ordine e le carte in regola. Bene, la regione Abruzzo oggi, caro Ministro, che tu sei stato Ministro della Sanità e Ministro del Commissariamento in qualche maniera, non procurato ma comunque gestito nella fase in cui c'è stato il governo di centrodestra, bene, la regione Abruzzo è una regione che adesso ha i conti in ordine in sanità. Nel 2010 ha raggiunto l'equilibrio, nel 2011 si appresta a raggiungere nuovamente l'equilibrio e se le cose vanno come sembra che il terzo trimestre abbia evidenziato, noi potremmo per la prima volta nella storia, nel 2010 abbiamo raggiunto l'equilibrio dei conti sanitari, nel 2011 per la prima volta raggiungeremo l'avanzo dei conti sanitari, da poter destinare ovviamente a miglioramento del nostro livello qualitativo assistenziale in termini sanitari. Vorrei concludere. Ah, Ministro, tutto questo sta accadendo in un momento di rigore nell'uso dei conti pubblici, sta accadendo in un momento in cui l'Abruzzo sta crescendo. Nel 2010 l'Abruzzo è stata la regione italiana, la seconda regione italiana per crescita del prodotto interno lordo, secondo i dati Svimez e secondo i dati Unioncamere.
così come nel primo semestre del 2011 è stata la regione che ha avuto un incremento del tasso di occupazione, secondo la Banca d'Italia del 3,1%, nettamente superiore a quella della media nazionale, che è stata dello 0,7%, secondo i dati riportati da Banca d'Italia recentemente. Io vorrei concludere quindi, c'era il terzo appunto, la terza illusione che è venuta meno, che viene affrontata all'interno del libro di Sacconi, cioè la presunzione di poter competere nel mercato globalizzato con uno Stato che sia pesante per strutture, costi fissi, prelievo fiscale e regolazione. Bene, il ministro Sacconi nel suo manifesto, che è più culturale, ripeto, che politico, ci dice che l'offerta politica deve adeguarsi. È in sostanza quello che può essere sintetizzato in qualche maniera, lui lo dirà in maniera molto, direi, più consona, uso dei termini che non sono forse adatti. Bene, dobbiamo smettere di pensare che esiste la provvidenza, dobbiamo smettere di pensare che possiamo vivere alle spalle dello Stato. Bisogna in qualche maniera non attendere le risposte ai nostri bisogni dallo Stato, ma cominciare a costruire un modello di società di tipo comunitario che sia quello che in qualche maniera può ragionevolmente dare le risposte. Quindi la sussidiarietà, le forme comunitarie di gestione, l'associazionismo, il terzo settore, le cose di cui il ministro peraltro è stato sempre un grande propugnatore. E comunque, ministro, vorrei concludere con una, perché c'è questa parte economica, con una confutazione di una delle accuse che quando noi abbiamo ridotto la spesa pubblica ci è stata rivolta. La famosa visione ragioneristica, la visione economicistica della politica. Dice, avete ridurre la spesa pubblica significa in qualche maniera avere una visione ragioneristica. Io invece, facendo il sindaco prima e il presidente di regione dopo, ho compreso una cosa, anzi ho compreso due cose. La prima cosa è che la noiosa sfera dei numeri è in realtà intrecciata con le questioni assai più appassionanti dell'etica e della morale. Io devo pensare alle future generazioni, a quello che oggi hanno tra 0 e 18 anni, quelli che non votano, quelli che hanno interesse che il nostro paese non sia pieno di cambiali mefistofeliche e che io non prenda il consenso e non ricerchi il consenso elettorale facendo, diciamo così, facendo delle operazioni che poi possano sottrarre quote di futuro alle nuove generazioni. Secondo, che la politica non è un gioco per chi non vuole fare i conti con la realtà, ma diversamente la politica è l'arte di chi questi conti con la realtà li sa fare. Ecco un'altra delle questioni che io ho in qualche maniera tratto da questo libro, quando per gli uomini forti e liberi, la politica è soprattutto realtà, è soprattutto buonsenso. Che cosa ne facciamo altrimenti della realtà? Perché continuiamo come classi politiche a promettere delle cose sicuramente irrealizzabili? Così non facciamo altro che peggiorare ancora la politica e mettiamo in atto quel teatrino delle responsabilità che giustifico solo quando ci sono delle visioni utopistiche, degli utopisti, ma per il resto mi sembrano invece ipocrisie, infingardie, il tentativo di rappresentare veramente sì un tipo di politica che prenda in giro l'elettore. Il libro di Sacconi ci dice che la realtà invece è lì e che per avere il diritto di sognare bisogna dotarsi dei mezzi necessari, altrimenti non si può avere il diritto di sognare. E personalmente credo che le parole sincere di un uomo politico, necessarie se vuole creare consenso, per esempio su una riforma difficile, avranno maggior effetto e incontreranno maggior favore se la credibilità è incontestabile e se con il suo modo di spiegare riesce a dissolvere la paura. Il ministro, col suo modo di spiegare, pur in un contesto difficilissimo, riesce a dissolvere quella paura che oggi sta prendendo sempre di più i nostri concittadini italiani. Quello di Sacconi, insomma, è un manifesto culturale prima ancora che un manifesto politico ed è un appello a tutti i moderati, a tutti i cattolici, a coloro che non hanno subito in sostanza il fascino delle ideologie totalitarie, perché qui c'è tanta gente che oggi si definisce riformista e liberale, ma qualche tempo fa
ha subito il fascino delle ideologie totalitarie, e che queste persone, i moderati, i cattolici, le persone che non hanno subito questo fascino, sono la spina dorsale del sistema Italia e sono le persone che sono in grado di ridare linfa e competitività. L'ultima questione, e ho finito. Oggi in pratica stiamo assistendo alle dimissioni di Silvio Berlusconi, si è dimesso. Il nostro presidente ha segnato la storia della politica italiana degli ultimi anni, ma è una storia che resterà. E per il ministro Sacconi, che riserva un capitolo, un paragrafo anzi, a questa esperienza straordinaria, dice che per il ministro Silvio Berlusconi ha rappresentato la risposta democratica all'anomalia. Vedete, qui si parla di anomalia Berlusconi, invece è Berlusconi la risposta democratica, perché portata avanti attraverso processi democratici, ad un'anomalia che era stata accuratamente organizzata nei primi anni 90 di un ceto politico moderato e riformista, annichilito da indagini a senso unico e dal conseguente massacro mediatico. Adesso il ministro Sacconi, con questo suo manifesto, che diventa il nostro manifesto, chiama i moderati all'evoluzione rispetto a quell'esperienza, che pure è stata un'esperienza straordinaria per il paese, che ha, a nostro giudizio, impedito situazioni non fauste per il nostro paese. Io ringrazio ancora il ministro Sacconi per la sua presenza qui, per aver voluto presentare oggi questo suo libro a Pescara, e auguro a tutti voi ovviamente l'augurio, insomma, il ringraziamento innanzitutto per il fatto di essere presenti, e l'augurio perché, insomma, tutte le vostre, come ha detto ieri il presidente, tutti i vostri sogni possano trovare modo di essere concretizzati, sapendo che la realtà esiste e che non può essere bypassata. Grazie per l'attenzione.